al centro civico di Gimar, al lavoro per realizzare negozi, uffici e appartamenti. All'interno dell'edificio sorgerà una piazza per il quartiere dedicata ad eventi sociali e ricreativi. Nuovi impianti, qualità dell'olio e sostenibilità ambientale. All'Istituto Cecchi di Pesaro un seminario sul progetto Livjet finalizzato a potenziare e a crescere la produzione olivicola nelle colline del territorio marchigiano. Dal 2 giugno all'8 settembre torna Impronte Femminili, la rassegna itinerante di arte e cultura per i diritti e le pari opportunità. 15 i comuni che aderiscono all'iniziativa, si parte da Fermigliano con una tavola rotonda e la mostra fotografica Svelarsi, identità e simboli nella confessione. Alla Rocca di Sant'Ippolito presentati i risultati del progetto I segnali del futuro. Ecco i disegni degli studenti che diventeranno cartelli stradali da affiggere anche nei comuni limitrofi. Cultura, musica, animazione e tenogastronomia. Il 3 e 4 giugno torna a Colli Metauro il Festival di Primavera. Super ospiti i comici Antonio Locascio e Gianluca Impastato. Al via la 21esima edizione di Bordetto Fest, l'evento inaugurato a Lido di Fano. Si parte con lo chef stellato Giuseppe Mancino e il conduttore di Freedom Roberto Giacobbo. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. A Gimara di Fano proseguono i lavori sullo stabile che sorge vicino alla chiesa. L'intervento riguarda da un lato quello del centro civico, la realizzazione di nuovi spazi di socialità per giovani e non solo, mentre dall'altro ufficio, negozi e appartamenti. Il servizio di apertura è di Filippo Pucci. Il quartiere di Gimarra Fano avrà finalmente un nuovo volto e soprattutto nuovi servizi. A fianco della nuova chiesa del Carmine sono ripresi all'interno del cantiere Fano Alta, fermo dal 2010, i lavori per completare l'intera opera abbandonata da anni, dove un tempo sorgeva l'ex colonia Inam. Già dai giorni scorsi gli operai sono al lavoro per completare il fabbricato che si divide in centro civico, appartamenti, uffici e negozi. Ad oggi è stata realizzata una parte dell'opera, ovvero i locali al piano terra di proprietà del comune e a disposizione della cittadinanza, una grande sala riunioni e uno spazio per i club anziani del quartiere, inaugurati lo scorso anno. Fanesi, dopo i lavori effettuati al piano terra, prenderanno il via quelli al secondo piano. Che cosa verrà realizzato? Di sopra verrà un co-working, verrà uno spazio dedicato alle associazioni, quelle del quartiere, ma non solo, con appunto versatilità di spazio in maniera tale che possa essere utilizzato e condiviso anche da tante associazioni che ravvivono questo quartiere, ma la città in generale. È tanto attesa anche da questo quartiere. Infatti sono ripresi i lavori, proprio in questi giorni abbiamo fatto un sopralluogo per vedere l'avanzamento. Ci siamo resi conto che insomma alcune finiture devono essere fatte nei parcheggi intorno alla chiesa e nella scarpata vicino alla statale. All'interno, fra l'altro, verrà realizzata anche una piazza che sarà utilizzata per scopi sociali e aggregativi anche da tutto l'abitato, e quindi sicuramente questa è una cosa molto positiva. Siamo contenti che l'imprenditore Fabrizio Sorcinelli abbia creduto in questo progetto, abbia collaborato e sta collaborando con l'amministrazione comunale, abbia avuto il coraggio di investire tanti soldi in questo recupero per togliere dal degrado e dalla, diciamo, un'incuria a cui era stata destinata a tanti anni dal precedente fallimento. Inoltre, nella parte restante del plesso, le ditte, tutte del posto, proseguono con la pulizia e il completamento di quella che doveva essere una struttura centrale per la zona, mettendo fine, una volta per tutte, ad una delle incompiute di Gimarra. Sorcinelli, come mai questo interessamento e investimento a Fano? Visto che sono originario di Fano, avevo pensato di andare avanti con questo progetto che mi è piaciuto dall'inizio. Si tratta di un investimento importante, pensavamo anche di strutturare l'operazione immobiliare in due fasi, una fase il progetto residenziale che sono 30 appartamenti, che cercheremo di terminare la prima parte per fine anno 2024, inizio 2025, per poi completare il tutto fino alla fine del 2025. Quali sono stati invece i commenti dei residenti di Gimarra sulla ripresa dei lavori di questa struttura?
Noi abbiamo parlato con varie persone che frequentano anche il centro sociale, sono contentissimi che qualcuno abbia ripreso questo progetto in mano e vorrebbero che si sviluppasse anche questa zona commerciale che manca di certe infrastrutture da tanto tempo. Un incidente si è verificato oggi alle 13.20 a Sassonia di Fano, coinvolti una Skoda condotta da un 75enne di Casalecchio di Reno, con a bordo la moglie, e una Golf guidata da un uomo di 39 anni di San Benedetto del Tronto, solo a bordo. Da una prima ricostruzione eseguita dalla polizia locale, la Skoda stava percorrendo via della Marina in direzione mare, quando, giunta allo stop per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con la Golf, che nel frangente stava percorrendo via Caduti del Mare in direzione Ancona. A seguito dell'urto di media entità, il conducente della Skoda e sua moglie sono rimasti feriti. La coppia è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso di Fano con lesioni apparentemente lievi. Inevitabile qualche disagio alla circolazione, considerata la concomitanza con l'uscita degli alunni dalle scuole. Invece in strada comunale di Mezzo si sono scontrate un'auto condotta da un fanese di 30 anni rimasto illeso e una moto guidata da un 64enne di Fano. Il centauro rimasto ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Anche in questo caso, oltre ai sanitari, è intervenuta la polizia locale per i rilievi di legge. Ci spostiamo all'Istituto Cecchi di Pesaro, dove si è svolto un seminario per presentare i risultati di OliveJet, un progetto nato 4 anni fa e che coinvolge la scuola agraria, il consorzio DOP Cartoceto e l'Università Politecnica di Ancona. Marco Lonigro. Potenziare ed accrescere la produzione olivicola nelle colline del territorio marchigiano. E questo l'obiettivo del progetto OliveJet. L'iniziativa, ormai nata da diverso tempo, prosegue a gonfie vele. Mercoledì 31 maggio, presso l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, si è svolto un seminario per fare il punto sui nuovi impianti di olivo. In questo seminario è un focus, diciamo, su una parte del progetto che riguarda i nuovi impianti che sono stati realizzati e che saranno realizzati all'interno del progetto. Nuovi impianti di olivo in cui c'è una grande attenzione nella valorizzazione delle varietà locali, in particolare la raggiola. Sono stati progettati dei nuovi impianti. In particolare qui nella scuola abbiamo l'impianto che è una parte con una densità, diciamo, media, mentre poi ci sono dei filari con l'alta densità. E l'alta densità non è sinonimo di un'olivicoltura non rispettosa dell'ambiente o per prodotti di bassa qualità, ma che è semplicemente un'altra modalità di fare olivicoltura che permette una riduzione dei costi, soprattutto per quanto riguarda la raccolta, perché può essere fatta con la macchina scavallatrice, quindi veramente costi molto ridotti e tempi molto ridotti. In questo modo è possibile fare addirittura una qualità anche migliore, perché la raccolta è molto più rapida, si evita il calpestamento a terra dei frutti e i frutti vengono immediatamente e velocemente portati al frantoio. Un nuovo impianto, spiega Veronica Giorgi, con un basso impatto ambientale. Il progetto OliveJet, giunto ormai al quarto anno, diventa così una parte innovativa e importante del piano studi dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Noi abbiamo partecipato come istituto già dal primo anno di progettazione e di costituzione del gruppo operativo. Poi ovviamente è arrivata la triennalità, il progetto operativo e le fasi di attuazione, a cui ovviamente i nostri docenti e studenti hanno sempre partecipato, e questo praticamente dovrebbe essere oggi il risultato finale. Il report finale, dove vi illustreremo sia la parte che riguarda la qualità degli oli, le analisi degli oli, sia la parte dei nuovi impianti. Presente anche il consorzio DOP Cartoceto, che è capofila del progetto OliveJet. L'olio DOP Cartoceto è un'eccellenza del territorio che, come tutte le eccellenze del territorio, come i prodotti DOP e IGP delle Marche, sta facendo da volano per tutto l'agroalimentare marchigiano. E lavorare in collaborazione con i Cecchi, con l'Università Politecnica delle Marche, è un onore e un aiuto per far crescere l'agricoltura e portarla nella modernità. Siamo in una situazione in cui serve innovazione, ma anche valorizzazione dei prodotti locali. Questo deve essere comunicato anche ai ragazzi,
perché gestire una propagazione del genere significa cambiare anche la propria visione di potatura, irrigazione e gestione della nutrizione della pianta stessa. Progetti come questo possono permettere poi di arrivare fino agli agricoltori. Tecniche culturali e non solo, importante anche l'aspetto paesaggistico all'interno del progetto OliveJet. L'aspetto paesaggio è importante in uno studio che riguarda l'olivicoltura, capire come è cambiata, come si sono trasformate le varie tipologie, quindi le varie forme di paesaggio, serve anche per progettare, pensare di sviluppare l'olivicoltura attuale, insomma. Invece a Sant'Ippolito gli studenti della scuola primaria e secondaria dell'Istituto Mercantini di Fossombrone hanno presentato i Segnali del Futuro, un progetto ideato dal comune di Sant'Ippolito e dedicato alla tutela dell'ambiente. Sentiamo i dettagli nel servizio che è stato curato da Stefania Bonomi. Sono proprio i bambini che spesso, al di fuori delle logiche economiche, riescono a insegnare agli adulti l'educazione civica e ambientale. È quello che è successo a Sant'Ippolito, dove l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Marco Marchetti insieme a Massimiliano Martini, presidente dell'associazione giovanile Ecofatto, ha coinvolto nel progetto I Segnali del Futuro l'istituto scolastico Mercantini di Fossombrone e tutti gli alunni delle scuole elementari e medie. Unitamente agli insegnanti, all'ASET e a diversi professionisti della tutela ambientale, gli alunni hanno potuto esprimere il proprio concetto di pulizia e conservazione del territorio attraverso dei disegni, alcuni dei quali sono stati scelti per diventare dei cartelli stradali che saranno affissi in punti strategici del comune di Sant'Ippolito. Abbiamo chiesto ai bambini di fare una rivoluzione. Solitamente ai bambini gli si danno gli ordini o gli si danno quelli che sono i divieti, invece qui sono i bambini che ci fanno da insegnamento e ci insegnano a noi adulti come rispettare l'ambiente e come tenere più pulito il nostro comune. Questo è un percorso che è durato tutto l'anno scolastico. I bambini hanno prima fatto delle lezioni, delle conferenze, e in base a quello che hanno imparato, lasciandogli piena libertà alla loro fantasia, alla loro gioia, hanno fatto dei veri e propri disegni che sono dei cartelli stradali che andremo a collocare in tanti spazi del nostro comune, soprattutto spazi dedicati ai bambini come parchi giochi, piazze. Questa è la loro creatività a cui abbiamo lasciato massima libertà. È tutto ambientalistico? Sì, è una grande sfida del futuro. La sfida ambientale ormai è la vera sfida che abbiamo di fronte. C'è una bellissima frase che dice a noi adulti che non siamo noi che abbiamo ereditato il nostro pianeta, ma l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Quindi per noi è importantissimo far sì che loro abbiano una sensibilità, una cultura rispetto a questi temi diversa da quella che abbiamo avuto noi. Un progetto perfetto per la pulizia dell'ambiente. Sì, è un progetto perfetto intanto perché ci sono gli elementi essenziali determinanti, perché c'è praticamente l'impegno dell'amministrazione, c'è l'impegno della scuola che è molto importante, c'è l'impegno dei bambini perché per noi sono le prime vedette della cura e della tutela dell'ambiente e anche della raccolta differenziata. Siamo contenti su tutti i punti di vista. In particolar modo questo legame con le scuole è un legame che ci permette di investire per il futuro, perché abbiamo visto che nulla nasce dal caso. C'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di partecipazione, c'è bisogno in pratica di far capire che determinate tematiche sono sempre più importanti. Gli altri disegni, tutti bellissimi, con contenuti altamente espressivi, verranno esposti presso esercenti pubblici dei territori limitrofi, in modo che tutti i cittadini possano essere coinvolti nel progetto di tutela ambientale regalato da queste piccole opere d'arte. Insieme abbiamo collaborato in diverse fasi. La prima fase ha previsto un approccio di tipo teorico e laboratoriale in cui le associazioni hanno incontrato i ragazzi sia della secondaria sia della primaria per trasmettere quei principi di rispetto verso l'ambiente che sono proprio la base del progetto. In un secondo momento si è passati ad una fase molto più operativa e pratica in cui i ragazzi hanno disegnato e hanno
tradotto quei messaggi ricevuti in immagini. L'entusiasmo si è percepito soprattutto attraverso le voci dei piccoli artisti che nel corso della manifestazione di chiusura dell'anno scolastico hanno espresso le loro idee e, non meno importante, i loro insegnamenti. Abbiamo disegnato una piazza per dimostrare che i bambini devono giocare liberamente per fare in modo che... gli spazi puliti. Sì. Noi abbiamo fatto delle foto delle piazze, le varie piazze di Reforzate Sorbolungo, e le abbiamo immaginate come se erano ridotte a uno stato con tutte inquinate, e invece tutte pulite e messe a posto. Ho disegnato un paesaggio tutto pieno di grattacieli, di inquinamento, e poi una parte di natura, di erba, ecco, con questa ragazza che era nella panchina e guardava il paesaggio mentre, diciamo, contemplava quello che stava guardando e quanto il mondo è cambiato. È stata un'esperienza davvero nuova perché ha fatto di noi alunni della scuola dei catalizzatori per promuovere le conoscenze e il cambiamento nei confronti dell'ambiente, per i nostri genitori e per l'intera comunità. E saremo protagonisti del cambiamento. Perché se per l'umanità c'è una speranza di salvezza, questa salvezza non potrà che venire dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo. Nella splendida cornice della Rocca Malatestiana di Fano, sabato e domenica si svolgerà un evento dedicato agli artisti intitolato Giovani in Festival. Pittura, scultura, fotografia, recitazione, danza e musica si incontrano per due giorni grazie all'appuntamento organizzato dalla Galleria Se Perdo Te di Doro Catalani dal titolo Giovani in Festival. L'evento si svolgerà all'interno della Rocca Malatestiana di Fano il 3 e 4 giugno con inaugurazione alle ore 17. L'intento di questo evento è quello di valorizzare i giovani talentuosi emergenti nel mondo artistico del nostro territorio, che si metteranno a confronto anche con le generazioni passate. Sabato pomeriggio, sabato 3, ci sarà alle ore 17 l'inaugurazione della mostra, che vede insieme artisti giovanissimi e artisti, diciamo, adulti, che li fanno da tutor. Poi alle 9:15, quindi nel dopo cena, ci sarà lo spettacolo, in questo caso uno spettacolo di musica, di canto, comici e attori. Ci sarà la Pandolfaccia con un'esperienza particolarissima, ci sarà la presenza della Carnevalesca e soprattutto quello che ci interessa è mettere insieme gruppi giovanili e gruppi adulti, cantanti giovanissimi e, diciamo, cantanti più collaudati. Vedrete delle sorprese, anche un gruppo etnico che viene da molto lontano. Che cosa troveranno i visitatori negli spazi espositivi? Trovate quadri, trovate sculture e fotografi, anche in questo caso generazioni diverse, messe quasi a confronto, ma è un incontro, non è una gara, è un incontro di arte e di sensibilità. L'evento poi prosegue il 4 giugno. Domenica 4 giugno invece avremo tutto lo spazio espositivo aperto fin dal mattino, tutto il pomeriggio. Alle 9:15 lo spettacolo, che avrà una caratteristica diversa. In questo caso ci saranno le migliori scuole di danza di Fano e ci sarà l'aspetto più classico con cantanti lirici. Quindi avremo la Giovanna Donini, avremo un cantante greco giovanissimo, Nico Sangelis, dei pianisti eccezionali, sono già affermati pur essendo giovanissimi. Una bella occasione di spettacolo per chi verrà. Per partecipare agli spettacoli invece è necessario il biglietto? L'ingresso alla mostra è gratuito e libero. L'ingresso allo spettacolo del dopo cena, sia del sabato che della domenica, è a pagamento. 10 euro con posti ovviamente non assegnati, quindi chi arriva prima si accomoda meglio. I ragazzi sotto i 14 anni non pagano. Infine, in caso di pioggia, la mostra alla Rocca Malatestiana sarà comunque visibile? In caso di pioggia persistente, che non è che ci lascia magari nel pomeriggio, la mostra rimane sempre aperta perché è nelle celle, nel salone sovrastante. Ovviamente lo spettacolo verrà rinviato, comunicheremo, ma dobbiamo ballare e cantare perché la pioggia non ci sia in questo caso, che il sole ci assista. Sempre questo fine settimana, ma Accogli al Metauro torna al Festival di Primavera. Super ospiti, comici Antonio Locascio e Gianluca Impastato. Nella giornata di domenica il comune premierà i cittadini che si sono distinti in diversi campi.
Aspettando l'estate, sabato 3 e domenica 4 giugno si terrà il Festival di Primavera. Da chi è organizzato e qual è il programma? È un festival di primavera che è organizzato dall'Associazione dei Colli, patrocinata dal Comune di Colli al Metauro. Faccio una premessa che l'Associazione dei Colli è un'associazione no profit che si è costituita quest'anno il 13 marzo. È un'associazione composta non solo da commercianti, ma anche da artigiani, da aziende, da libero professionisti, ma soprattutto dai cittadini del territorio. Si è arrivati a questa decisione perché ci si è resi conto che era l'unico modo per poter raggiungere degli obiettivi con dei progetti integrati. Infatti l'Associazione dei Colli ha come obiettivo cosa? Fare eventi in funzione delle necessità del territorio, pur rispettando però la tradizione e la cultura locale. In questo caso il Festival di Primavera, aspettando l'estate, che ha invece un'impronta piuttosto comica, divertente, che ha l'obiettivo di portare il sorriso sul volto della gente. Chi saranno i super ospiti? Abbiamo come super ospiti il sabato abbiamo Locascio, direttamente da Canale 5. Domenica come super ospite abbiamo Gianluca Impastato, che diciamo che nell'arco della giornata ci sono comunque degli itineranti come Schizzo JF, che vengono da Zelle Goff, oppure Enrico Battaglia, il Magic Performer, che si esibirà lungo la Flaminia. Infatti quest'anno avremo un palco sia in piazza che in via Flaminia. La novità principale di questa festa è di aver creato il Colli Food, cioè di fronte alla Piazza Metauro, cioè la Piazza Metauro di fronte alla delegazione comunale, raccoglie, diciamo, le associazioni e le proloco del comune che faranno i piatti tipici locali che si potranno degustare sia a pranzo che a cena, diciamo, delle due giornate. Assessore, in particolare nella giornata di domenica si terrà un talk delle associazioni e non solo. Sì, esattamente. La domenica ospiteremo le associazioni del territorio nel palco principale per questo talk, nel quale ogni associazione potrà presentare i suoi programmi, le sue idee e soprattutto lo scopo delle sue attività. Questa è una cosa a cui teniamo molto e ringrazio l'Associazione dei Colli per aver ritagliato questo momento. Inoltre, successivamente, immediatamente prima dell'evento principale, che è lo spettacolo di Gianluca Impastato, avremo un momento di premiazione dove premieremo il balcone e la vetrina più belli, ma soprattutto come amministrazione siamo orgogliosi di premiare alcuni cittadini di Colli al Metauro che si sono distinti in vari campi, dallo sport ad alcune attività didattiche o attività legate al campo medico. Anche questa è una cosa a cui teniamo molto ed è uno degli scopi principali di questo momento di domenica. Inizia il 2 giugno, si concluderà l'8 settembre, la lunga serie di incontri, circa una trentina, che caratterizza quest'anno Impronte Femminili, la manifestazione che si estende dalla costa all'entroterra e rende protagoniste le donne. Massimo Foghetti. Con una bella immagine di Simone Pontieri in arte Nigraz, illustratore e fumettista proveniente dalla sezione animazione della Scuola del Libro di Urbino, è stata presentata questa mattina nella Sala della Concordia del Comune di Fano una nuova edizione di Impronte Femminili, organizzata dall'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini, con l'intento di valorizzare la presenza delle donne nel nostro territorio e di tutelarne i diritti. L'immagine ripropone un sogno che sembra liberamente ispirato ad Avatar, una donna in abito ancestrale, appena immerso le mani nell'acqua, di cui sembra assaporare la freschezza, immersa come si trova in una natura rigogliosa rischiarata dalla luna. Notevole il coinvolgimento dell'iniziativa delle comunità vicine. Hanno contribuito a promuovere l'evento il sindaco di Fano Massimo Seri, la presidente del Consiglio Comunale Carla Cecchetelli, la consigliera regionale Micaela Vitri, il sindaco di Pergola Simona Guidarelli, quelli di Fermignano Emanuele Feduzzi, di Borgopace Romina Pierantoni e il vice sindaco di Urbino Marianna Vetri. Questo è un lavoro che noi facciamo sul diritti di genere, diritti il rispetto, un lavoro che si fa tutto l'anno, che inizia con l'8
la giornata dell'8 marzo, continua con questa rassegna di impronte femminili che poi andiamo a concludere anche con la giornata della violenza contro le donne, sempre nella cultura del rispetto. Un impegno comunque che portiamo avanti da 6 anni, che è cresciuto, che ci ha permesso di stringere amicizie, di creare gruppi di volontari che mi sento di ringraziare sin da adesso, oltre che ringraziare tutte le ospiti, gli ospiti coinvolti. Parliamo di multiculturalismo, parliamo di diverse famiglie, parliamo di, diciamo, tutte quelle attività che servono per, diciamo, diminuire il contrasto delle differenze. Si comincia il 2 domani a Fermignano con un appuntamento dedicato appunto al multiculturalismo, una mostra con la comunità islamica non solo di Fano ma del territorio provinciale. Poi gli appuntamenti sono tanti, sono una trentina, come ci vedete avremo modo di approfondire volta per volta, ma quello che mi va di ricordare è il lavoro diversificato. Parleremo di identità e salute mentale nelle donne, con il coinvolgimento, che mi fa tanto piacere, di Casa Serena di Bellocchi. Un lavoro molto importante che stiamo facendo sull'identità del luogo di Fano è quello sulla Maria Risorta e sulla marineria fanese, sul ruolo delle donne nella storia della marineria di questa città. Un lavoro che comincerà adesso, una prima stesura di uno spettacolo teatrale andrà in scena all'interno della Festa del Mare e poi proseguiremo questo lavoro per portarlo nella prossima primavera al Teatro della Fortuna. Nel tardo pomeriggio ha preso il via al Lido di Fano la 21esima edizione del Brodetto Fest. L'evento organizzato da Confesercenti di Pesaro Urbino proseguirà fino a domenica con cooking show, dibattiti, degustazioni, mostre e laboratori. Stasera alle 21.30 salirà sul palco centrale il conduttore di Freedom, Roberto Giacobbo. Spiegare tutto quello che succederà al Lido per 4 giorni non è facile, sicuramente si parte bene. Io credo che l'inizio del festival sia proprio domani, perché domani a Rai 1, alla trasmissione di Antonella Clerici, si parlerà di Brodetto Fest, si parlerà di Brodetto Fanese, e questo ci rende orgogliosi perché sappiamo qual è il pubblico dell'enogastronomia italiana per eccellenza, sappiamo quali sono gli chef che si alterneranno, perciò ecco, credo che uno dei momenti di punta di questo festival sarà proprio domani. Per quanto riguarda il programma, già da stasera si parte con grandi ospiti, talk show, spettacoli, chef che si alterneranno al Pallabrodetto in questi 4 giorni, grandi nomi anche della giuria che deciderà quale sarà la miglior zuppa di pesce italiana. Perciò tutto il mondo della gastronomia, dell'enogastronomia italiano è coinvolto in questo programma, è coinvolto nell'organizzazione di questi 4 giorni. Ma stasera, tanto per dire, per augurare a chi verrà al Lido una buona serata, sarà presente Roberto Giacobbo da Freedom. Tutti lo conosciamo, tutti lo amiamo, sappiamo qual è l'importanza di avere un ospite come lui al nostro festival. Non possiamo dimenticare inoltre che domenica, dopo aver presentato a Barcellona la nostra zuppa di pesce, viene confermata la presenza del ministro Lollobrigida proprio quel freddo. Questo per capire l'importanza di questa manifestazione e anche per renderci orgogliosi dei 21 anni di lavoro che Confesercenti fa per la nostra città, per il nostro territorio, ma anche per la nostra regione. Siamo supportati da tante istituzioni, non per ultima quella del Ministero delle Politiche Agricole, ma da tanti anni con noi c'è il Comune di Fano, la Camera di Commercio regionale e la Regione Marche. E perciò ecco, tutto questo è un connubio tra enogastronomia, promozione del territorio, mondo della marineria. Questo ci tengo a dirlo perché per 4 giorni qui a Fano, al Lido di Fano, si parlerà di pesca, si parlerà di marineria, si parlerà di rispetto per il mare e rispetto per le nostre tradizioni. Questo, ripeto, ci rende molto orgogliosi. Su
Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla finale del progetto Bullying e Scuola. Grazie per aver seguito il nostro TG. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con Massimo Foghetti. Buona serata.